Gentili telespettatori, appassionati di calcio, il più cordiale ben ritrovati da Emilio Ripari sugli schermi di Telearena Sport. Pomeriggio di grandissimo calcio per quanto riguarda il campionato Primavera Team 2010-2011. Trofeo Giacinto Facchetti, allarga per Diengowe. A grandi falcate il capitano gialloblu, attenzione, cerca l'ingresso in area Pedrocchi, il destro piazzato, la parata di Bardi. Bibali che non va a staccare dentro, resta in copertura. Palla che parte la battuta, palla che passa, attenzione a Faroni. Numero, prova il sinistro, la palla passa di piede, attenzione Pedrocchi. Che occasione per il Chievo, amici sportivi. Cerchiamo di distinguere, c'è Girasek, vediamo se partirà la battuta, c'è anche Klasmüller. Parte lo schema, Klasmüller in profondità, attenzione il taglio. Provato di testa da Benedetti, ma si prosegue, attenzione a Vojtus. Gallo che ha velocità, cerca Tonani, si allarga Pedrocchi, Tonani, che parata ancora di Bardi, intervento incredibile di Bardi. Faroni lucido per Pedrocchi, dentro Gallo, allarga invece per Manfrin, attenzione perché ha un sinistro magico, prova il sinistro, ancora Bardi, si allunga. Klasmüller cerca qualche numero con la suola, il cross di Faroni, attenzione Tallo che non conclude ma cerca lo stop, dietro per Krisetic, sinistro di Krisetic. Klasmüller, ancora Carsen, adesso si sovrappone Faraoni, parte il cross sul secondo palo, carica secondo noi su Coletta che poi si riscatta con un volo da gatto, prosegue per la regola del vantaggio, almeno così crediamo. Ancora numero di Tallo, straordinario, attenzione sul secondo palo Alibek, l'1-2, Tallo dentro, attenzione, va a segnare il portiere, c'è il gol dell'Inter e c'è il gol dell'Inter. Girasek, c'è il gol dell'Inter, 1-0, gol di Girasek quando siamo al 20° minuto del secondo tempo. 23 minuti, andiamo, dovrebbe partire Burato, la finta, parte quindi Manfrin, il fischio è arrivato da parte di Oliveri, Mariana molto vicina, sceglie Burato, la palla dentro, attenzione, c'è il pareggio del Chievo, il gol di Diengowe, il gol di Diengowe. Il pareggio al 24°. Pallone intanto lanciato verso Vojtus, la palla che passa, attenzione, malinteso, ancora Vojtus. Bardi si salva nuovamente, solito grappolo incredibile di giocatori. La palla che spiove, attenzione, Tallo. Chiamano il calcio di rigore i nerazzurri, poi ci prova ancora Girasek. Va a chiuderlo molto concentrato il numero 4, autore anche lui di una prestazione sopra le righe. Applausi a scena aperta sia da una parte che dall'altra. Si va a chiudere un match bellissimo, non cambia granché in classifica né per l'Inter né per il Chievo.